Anche insomma la dimensione della mia casa, no? Moltissimo seguita da mia nonna, perché ho avuto una madre lavoratrice vera, nel senso che mia mamma, un po' come me con mio figlio, si vedeva pochissimo a casa perché era una commessa che poi è diventata, era una commessa della standa che poi ha fatto, diciamo, una importante carriera all'interno della standa, è diventata poi capo reparto e poi direttrice della standa di Molfetta, quindi ero la figlia della direttrice. E questa cosa che tutti quanti mi invidiavano, perché la standa, diciamo, stava nel cuore della città, grande magazzino, e tutti mi invidiavano il fatto che mia madre fosse la direttrice della standa, era una cosa importantissima. Però mi ha fatto crescere un po' da sola, almeno fino alla mia adolescenza, nel senso che mia mamma lavorava dalle 9 di mattina alle 2 del pomeriggio, la vedevo cucinare prestissimo all'alba, quando ci svegliavamo lei stava già cucinando per noi, ma lavorava dalle 9 alle 2, staccava un paio d'ore e poi ritornava al lavoro e andavamo a prenderla con papà la sera dalla filiale della standa, e finiva tardissimo, alle 9, 9 e mezza, insomma aveva questo lavoro di grande responsabilità che poi ha lasciato quando io ho cominciato il liceo, proprio per seguire meglio i figli, perché diciamo, è stata veramente l'esempio classico, diciamo, della donna lavoratrice che ha, a un certo punto, che si è trovata davanti a un bivio, a un certo punto la mia mamma, e per seguire me, che ero molto vivace anche al liceo, ha lasciato il lavoro per seguire i figli, per seguire casa. E io però tutta questa mia adolescenza l'ho passata stimando la mia mamma, cioè per me era il mio supereroe, non ho mai sentito la mancanza, diciamo, di mia madre a casa. Ho avuto la sua mamma, la mia nonna, che mi ha seguito qui, sicuramente questa foto me l'avrà scattata mia nonna, perché questo è fuori la veranda di casa nostra, in uno sicuramente dei miei pomeriggi, in cui dopo aver scritto i miei racconti sul quaderno della Coca-Cola per il maestro Michele, appunto poi finivo di studiare e andavo in strada a giocare con mia nonna, insomma, che mi preparava la merenda. E, insomma, questa sicuramente è una fotografia di quel periodo là, insomma.